Buongiorno amici di Hearthstone, eccoci qua di nuovo insieme. Allora, oggi ricominciamo finalmente le partite di Lega, perché ho avuto nel calendario due match praticamente dove due si sono ritirati dal torneo e quindi sono state automaticamente giocate. E quindi non ho potuto, ecco, non ho potuto giocarle ed è per questo che non ho più postato i video. Comunque, oggi ricominciamo contro l'amico Baracus. Stiamo aspettando che ci inviti. E niente, ragazzi, e ci facciamo questo bel best of 5, sempre senza ban. Quindi bisogna vincere con tutti e tre i mazzi. Vi ricordo, ragazzi, io porterò. Ho deciso di rimodificare il mio Zoo Control. E infatti, questo è uno Zoo normale. Ho rimesso i demoni perché, ragazzi, dato che ora il meta è abbastanza agro, ora sono al 14 perché ho perso un paio di partite per fare un paio di prove con i mazzi. E quindi, dato che il meta è un po' agro, credo che sia più efficace giocare i demoni guardiani. In turni più avanzati, forse ha senso giocare due giganti e una cacciatrice, però per adesso penso che il mazzo standard vada bene, ecco. E poi porterò il ramp come al solito. Questo lo conoscete perché, ok, questo lo conoscete perché già ve l'ho fatto vedere. E poi il solito pala control. Ok, iniziamo. Invitiamo l'amico Baracus. Ok. Speriamo che vada bene. Opla. Ok, iniziamo con il nostro mazzo agro. Ok, allora aspettiamo che inizi, ragazzi, se no durano troppo i video. Eccoci qua, ragazzi, che inizia. Allora, come al solito, ragazzi, se il video vi piace vi invito a mettere mi piace, condividerlo così mi aiutate a crescere come canale. Ah, vediamo come andrà. Magari scusate se non chiacchiero molto su queste partite perché ho una concentrazione un po' più alta. Trema di fronte alla potenza degli Ok, sarà mia. Hunter. Allora, via. La bomba, bianca la bomba. Cerchiamo una partenza un po' più rapida. Sento l'odore Ok, del sembrerebbe un fuoco. face hunter. Sembrerebbe un face hunter. Facciamo così. Vediamo un po'. Allora, vediamo cosa gioca. Se giocasse lo scienziato sarebbe ottimo, in modo che ci togliamo perlomeno. Chi dovrei colpire? Ok, anche lui va di doppio ragno. Sento l'odore del sangue. Ha una partenza abbastanza cattiva, ragazzi. Facciamo così. A questo punto, facciamo così. Così. È così. Ha avuto una partenza abbastanza aggressiva il ragazzo. Anche la nostra non è male. Ora abbiamo questa, quindi vediamo se riusciamo a tamponare le falle. Chi dovrei colpire? Il suo sembrerebbe. Ah, carini poi, c'ha i ragnetti dorati. Carini. No, il suo dovrebbe essere un mazzo. Ipotizzo un face a questo punto, un Chi face dovrei hunter. colpire? O un ibrido, o un midrange. Cioè, un Faid, però di solito sul Faid questo non si gioca. Allora, amico Baracus ha tutto
tutto dorato. Comunque. Bello. Devo agire. Tornano fuori e combatti. Allora. E niente, qui dobbiamo spazzare, ragazzi, altrimenti siamo fregati. Ah, facciamo così. E per forza così. Finito. Ci ha fatto parecchi danni, non pochi. Mi sento indisposto. Ah, io rapido. Bella carta. Ci fa un po' troppi danni, ragazzi. Mi sa che non lo teniamo. Allora, dobbiamo però mi... No, brutta giocata. Allora, Facciamo così. Abbiamo 2/3 turni, forse, ragazzi. Vedrete tutti di cosa sono capace. Allora, facciamo così. Allora, facciamo così. Allora, al prossimo turno io ho 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 e 5. Allora. Quante possibilità. Facciamo così. Indisposto. E passiamo. Sperando che non ce la chiuda adesso. La chiudiamo noi. Pronto a cavalcare. Allora, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 danni. Perfetto. Allora, facciamo così. Facciamo così. E la chiudiamo. È andata bene, ragazzi, perché abbiamo avuto uno starting abbastanza brutto. Però è andata bene. Ottimo, bene. E la prima è andata. E a questo punto giochiamo il ramp e andiamo. Ora vediamo se lui ci manda contro di nuovo il Face Hunter. Penso di sì, però. E infatti Malfurion contro Alleria. Ok. Trema di fronte alla potenza degli elfi. Devo proteggere la natura. Ok. Allora, io il custode lo terrei, ragazzi. Il custode lo terrei. Il custode lo terrei per silenziargli l'eventuale segreto. Quindi facciamo così. Allora, passiamo. Felice vigilia di grande inverno. Mi sento indisposto. Ok, allora. No, andiamo a fare potere. E passiamo. Giochiamo lui. Vedrete tutti di cosa sono capace. Tornano fuori e combatti. Vabbè, da bravo Face Hunter ci può stare. Allora,
Intanto silenziamo lui. Ok. E vabbè, niente. A questo punto facciamo così. Ah, bello lui. Almeno ci risparmiamo un paio di danni. Allora, vabbè, il suo, il gioco è il classico, ragazzi, è un face hunter, quindi il suo gioco è quello. Purtroppo il nostro starting non è dei migliori. Se avessimo la spazzata non sarebbe male, ma non ce l'abbiamo. Allora. Penso che dovrò usare lei, perché con lei... Eh sì. Fammi pensare. Assaggia la cura della natura. Almeno dovremmo reagire un altro pochetto. Vediamo lui che cosa pesca. Niente paura, arrivano i nostri. Dura. La vedo dura, ragazzi. Vabbè, almeno ce lo togliamo il face hunter, ragazzi. Purtroppo è così. Non ci sono entrate neanche le carte, quindi. Allora. Cosa fare? Facciamo così. Andiamo a pesca. Ok. Ok. Ma ci ha fatto tanti danni, ragazzi, e c'ha molte carte ancora in mano da giocare, quindi la vedo complicata. Peccato, il turno prima, se avessimo avuto la spazzata, saremmo stati forse più efficaci con il turno prima. Cosa dovrei fare? Spara male, ci fa male. Vedo male. Siamo costretti a curarci, però non risolviamo, penso. Ah, forse chiude anche. Tornalo fuori, chiude anche. No, chiude e non chiude. Però allora. Ma tanto, ragazzi, anche la cura non risolve il problema. Due, tre, quattro, cinque, sei. Niente, perso. E vabbè, ragazzi, ha avuto lui veramente uno starting cattivissimo. Ha avuto proprio uno starting molto cattivo. E niente, noi andiamo di nuovo di ramp. E beh, si poteva far poco stavolta, ragazzi. Lui ha avuto veramente un ottimo starting, ma lo starting ce l'ha avuto ottimo anche sulla partita prima. Quindi ci poteva stare. Del resto il face hunter è così. Allora, mi devi aspettare che sto giocando un torneo. Malfurion contro Uther. Allora, con onore. Devo proteggere la natura. Ok, sarà un Secretin probabilmente. Allora, via. Custode del bosco, teniamocelo via. Ok.
Vediamo se il suo starting è migliore del nostro. Sembrerebbe di no per adesso. Allora, cerchiamo lei. Guida la mia lancia. Non dovrebbe riuscire a rimuovermela a questo turno. Quindi, buono. Allora. Ma io quasi quasi silenzierei lui e gli toglierei il 2-2. In modo che comunque rimane solo con il masticatore. Cosa fare? E io comunque ritorno a 4 e posso fare al turno dopo la spazzata se occorresse. Se facciamo così, ragazzi. Devo proteggere la terra. E passiamo. Così è una buona difesa per la dunata. Meccano mazza. Ok. Toglierà allora il 2-4 forse. No, decide di togliere. Ok, pensavo che toglieva il 2-4. Io avrei tolto il 2-4 ad esempio. Ok. E facciamo così. Assaggia l'ira della natura. Taurissian è un po' sprecato. Abbiamo poche carte. Bella. Mannaggia Taurissian. Vabbè. Vorrei giocare in curva, ragazzi, perché silenziarlo significava lasciare comunque il 4-3 e in più l'arma. Invece così bene o male è costretto a tradare. Ora se lo porta uno semmai. Però Staremo a vedere. Fammi pensare. Io ipotizzo sia un mid range, forse un pala mid range. Ok, vabbè, allora andiamo a pesca. Finito. E passiamo. Abbiamo la combo con il drago e la spazzata, buono. Mettiti questa mela in testa. Beh, ipotizzo farà sicuramente il 5-5 e lo distrugge. E forse ora farà una dunata. E infatti. A rapporto. Beh, ora siamo abbastanza obbligati. La domanda è... spaziamo sullo 0-3 o gli facciamo 5 danni ma dopo li recupera, quindi meglio spazzare sullo 0-3. Finito. Okay. Lui non ha tante carte, questo è positivo. Abbiamo l'esperto di caccia per l'eventuale dot boom. Allarme rosso. Che non alzati. Vai così. A rapporto. Allora, facciamo così. Facciamo dove devo così colpire. Sperando che non abbia uguaglianza e consacrazione. Facciamo così.
classe. Allora, purtroppo questi tornei, ragazzi, diventano un po' lunghi. È normale. Siamo uno pari, vi ricordo, perché io ho vinto la prima con il mio zoo. Ho perso la seconda perché lui aveva sempre il fissante. Ok, ok. Ha paura della mia combo. Ha paura della mia combo, va bene. Agire in fretta. Allora, tanto per forza silenziamo lui. Andiamo a pesca. Allora, io farei così. 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 E così. Mano celestiale, ci poteva stare. Ah, ok, ce l'ha data vinta. Va bene, va bene. E siamo 2-1. Io, a me mi rimane solo il mio pala control e via. Di niente. Ok, ragazzi, ci manca questa per vincere. Speriamo che vada bene. Lui gioca il prete, che sarà perché il paladino era sicuramente la sua, il suo mazzo. Era il suo mazzo midrange. E questo, ipotizzo, è un dragon priest o è un priest control. E se è un control può essere un po' un problema. Allora, facciamo così. Ah, no problem. Lol. E allora, ok, facciamo così. Simone Deo, ragazzi, è un altro dei pro player della Element. Infatti io quando gioco contro di loro sono sempre sto sempre sotto. Mi tocca sempre combattere contro 10 persone minimo. No, scherzo. Ok. La miseria. Cioè, penso che possiamo anche arrenderci, ragazzi, a una partenza del genere. Vabbè. Una partenza del genere, noi gli rispondiamo. Ad una partenza simile noi gli rispondiamo. Ok. Monetina. Starting è troppo forte il suo, ragazzi. Non gli facciamo nulla. Speriamo non abbia avuto fortuna con il furto del pensiero. Allora, facciamo così. Per la giustizia. Vediamo lui cosa gioca adesso. Vediamo che gioca. Devo pensarci bene. Devo scegliere in fretta.
Vediamo se questa funziona. Vabbè, allora facciamo così. Teniamo il board. Lui ha pescato, vabbè, ha una carta più di me, più le due carte che mi ha rubato. Speriamo che non mi abbia rubato niente di grosso. Devo pensarci bene. Questi mazzi preti basano tutto, la maggior parte della loro forza proprio su quello. Allora, portarlo a uno, oppure ingigantire lui e finirla. Se porto a uno non lo tolgo, però. No, togliamolo, via. E passiamo. Magari costringiamo a giocare una bomba, cosa che non sarebbe male. Noi non abbiamo una bella mano in mano. Dovremmo andare un po' a pesca, ma al momento è un po' difficile. Se non anda a risponderci al 7-5, beh, diventa interessante. Chissà quale segreto. Varanno. Segui le regole. Ti pareva se non mi rubava Bran. Beh, Bran non mi interessa, ma che non rubava lui. Lui è pesante. Uffa. Niente, facciamo. Lui grido di battaglia. Allora, o consacriamo e puliamo lui. Consacriamo e puliamo tutto. Fammi pensare. Però non vorrei sprecarla. Vai, giochiamo d'attesa, ragazzi. Facciamo così, così. Facciamo un danno a lui. E di qua. Fammi pensare. Allora. Fammi pensare. Potrebbe al turno 7, beh, potrebbe anche giocare Dot Boom. Potrebbe giocare, essendo un prete control, potrebbe iniziare a fare, potrebbe anche pulire il board con la vestale, però vabbè, mi sembra un po' sprecato. Fammi pensare. In questo caso. Benvenuti al Gran Giustiziera. Sicura 4 della mossa, non è male. Sicuramente non è male come mossa. Allora, facciamo così. Allarme rosso, scudi alzati. Alla battaglia, alla battaglia. Facciamo così. Facciamo così. A questo punto io farei anche così, in modo che lo costringiamo a sprecare l'olinova. In modo che almeno ci spreca l'olinova. Per niente, anche perché io in questo mazzo non gioco il quartiermastro, quindi almeno spreca le carte. I dannati sono pronti. Non ha l'olinova in mano. Ok,
un allo di nuovo in mano. Noi a questo punto, ragazzi, dobbiamo andare a pesca. Dobbiamo proprio andare a pesca. Ok, facciamo così. Così. Stupido io. Avrei dovuto prima attaccare, ragazzi. Però, errore mio. Così non rimanevo almeno 3 punti vita, me li tenevo. Però vabbè. Facciamo così. E passiamo. Abbiamo la possibile combo di 7x7, di 14, di curarci 14 con Bran, quindi non è male. Lui ci farà un gioco di sicuramente di mandarci in fatica. È molto probabile. Noi andiamo di manco con lui. Faccia. Alla battaglia per la giustizia. Vi vorrei forzare un po'. Sì, facciamo così. Vorrei forzargli un po' l'Oninova. Se ce l'ha. Il gioco di questi tipi di preti, ragazzi, è anche di portarti a fatica. Loro si curano e quindi hanno un bel value. Però ora, se non gli è entrata l'Olinova, magari deve sprecarci una bomba. Per noi potrebbe andare bene. Male non fa. Si ricura. Non mi rendo conto che carte possa avere. Ma noi ora facciamo un gioco d'attesa, anche perché non abbiamo nulla per rispondere a giochi più problematici. Non voglio riempire la board. Non riempiamo la board. Facciamo così. Ora è costretto a giocare. Se no lo mando molto sotto. Fammi pensare. Ti piace giocare col fuoco? Ok. E vabbè, la sua giocata è questa. Ci può stare. Allora. Io lo silenzierei. Togliamo. Facciamo così. Facciamo sempre un gioco d'attesa per adesso. Mannaggia, le nostre le uguaglianze e le ire sacre stanno tutte in fondo. Vabbè, se no si poteva portare a chiudere. Potrebbe giocare anche Rino su questo non ho mazzo. Tempo per giocare. Oh. Bella giocata. Bella giocata. Bella giocata. Bella giocata. Ok, allora. Tanto facciamo così. Al rapporto. La voglia di un'avventura. Alla battaglia. Vabbè, facciamo così. Armi pronte. Passiamo. Io penso che toglierà il 3-4 e poi farà un Olinova. O due Olinove. Adesso vediamo. Fammi pensare.
silenziato tutto. Allora, a questo punto facciamo così. Facciamo così. Alla battaglia! Alla battaglia! Eccoci. Al rapporto. Potrebbe fare la bomba. Oppure la parola di potere. Però così abbiamo l'arma. E ci abbiamo comunque 15 danni da potergli fare. Se ci toglie l'arma potrebbe essere un problema. No, ok. I dannati sono pronti. Qualcuno è ferito. Ok, allora. Allora, contiamo. Abbiamo 8, 7, 6, 5, 5, 5, 8, 7, 6, 5 danni, 5, 5, 10, lo mandiamo a 4, ragazzi, lo mandiamo a 4. No, troppo presto forse. È ancora troppo presto. Allora facciamo Segui le così. Facciamo così. Agire in fretta. Per la giustizia. Facciamo così. Alla battaglia. Alla battaglia. Pensarci bene. Vediamo cosa gioca. Teoricamente forse siamo in chiusura, ragazzi, se non fa niente di particolare. Se non fa niente di particolare, forse siamo in chiusura, ragazzi. Ci frega se fa uno Ninova, forse. Mannaggia. Non ci basta, non mi sa. 4 e 5, 9, 9, 10, 11, 12 per uno, raga. Ah, però abbiamo lei. Ok, allora forse ci siamo, ragazzi. Allora, facciamo così. Facciamo così. Questo è l'ultimo avvertimento. Ok, a questo punto ora facciamo così e passiamo. Speriamo di non aver fatto una cavolata. Se ha Rino può essere un problema. Se ha Rino, ma non dovrebbe avere Rino. Mi hai sconfitto. Ok. Andata bene. Ottimo, ragazzi. Ottimo. E abbiamo finito anche questa. È finita 3 a 2. Ottima, mi è piaciuta. 3 a 2? O 3 a 1? No, 3... lui... GG, bella partita.
Bene, comunque sono soddisfatto, mi è piaciuta, ragazzi. Spero che anche voi vi siate divertiti con me e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!